Una giovane laureata in architettura che trova nella recitazione l'arma perfetta contro i propri fantasmi. Parte da qui, dai suoi primi passi nel mondo dell'arte, del palco e dei set, il racconto di Licia Maglietta, attrice di fama, talento e spessore, nonché neodirettore dell'Istituto Antonioni, al centro di un incontro con Steve Della Casa e il pubblico del BAF. In questo momento così anomalo che ha stravolto abitudini e percezioni, la scuola di cinema ha l'opportunità di trasmettere ai suoi studenti una visione che comprenda il senso del cambiamento, nonché una riaffermata centralità dello sguardo. Quasi sempre da un trauma viene fuori qualcosa di sommerso, di nascosto che in realtà avresti lasciato perdere. E quindi tutto questo, io sono in questo sono sempre positiva, è stato sempre l'atteggiamento di colui che crea. In serata con l'evento che ha accolto Claudio Bisio, questa versione lampo del BIA Film Festival viene archiviata, con l'orgogliosa consapevolezza di aver sfidato la paura e tenuto viva la fiamma della cultura. E chissà, forse in futuro qualche fulmine di BAF potrebbe nuovamente lampeggiare nel cielo bustocco. È importante anche dare un segnale che la cultura continua a esistere, che c'è voglia di fare le cose, che la gente ha voglia di partecipare. Infatti tutte le nostre iniziative di questi 3 giorni sono andate molto bene dal punto di vista della partecipazione e questo era importante e ci dà speranza per il futuro. Secondo te questa pandemia come cambierà il modo di fare cinema, al di là del vederlo, ma di farlo? Allora, credo che da un punto di vista purtroppo ci sta sempre più spingendo a consumare il cinema privatamente, a casa, magari con qualche amico o se non da soli. Quindi credo che ci sarà uno spazio sempre più grande per i film, per le piattaforme, per quegli strumenti che consentono di vedere le cose a casa propria. E quindi credo che sarà una differenza, che insomma è una differenza che non sarà senza conseguenze, perché il cinema in realtà è nato per essere proiettato in sale grandi, per poter socializzare, per vedere, per essere immersi nello schermo, cosa che in quello domestico, per grande che sia, non può succedere. Ora, questi 3 giorni di BAF sono stati evidentemente un modo per andare avanti lo stesso nonostante tutto, ma può magari nascere un'iniziativa in più, cioè può il BAF tenere la sua canonica settimana una volta l'anno e poi magari diventare un appuntamento spot un po' come questo? Non sarebbe male se questo succedesse, sempre di più, soprattutto in una città che ha attenzione per il cinema come Busto, sempre di più è importante che le iniziative siano diffuse nel tempo, cioè che non sia una cosa che, levatoci il pensiero per 7 giorni, poi fino all'anno dopo non si pensa più. Si possono fare delle cose anche che costino poco, insomma, che non gravino troppo sul bilancio, che come sappiamo oggi hanno urgenze molto gravi da soddisfare. Quindi si può tener conto di quello, ma si può fare in maniera che sia un qualcosa che abbia una sua continuità. Si sono d'accordo con questa impostazione.